Ciao ragazzi, bentornati qui su BBCool. Allora, se avete visto gli ultimi video, non ho fatto praticamente mai delle introduzioni. Torno a farla questa volta perché avrete probabilmente già letto il titolo e mi starete maledicendo. Vorrei cercare di contestualizzare l'esperimento che facciamo tra oggi e domani. Allora, siamo in una serata di inizio ottobre, la temperatura è ancora mite e ci è venuto in mente a me, a Simone di My Barbecue, a Giacomo di Broil King, di provare a mettere insieme una ricetta che fosse un pochino in grado di sparigliare le carte. Perché se è vero che il brisket non può prescindere da una fase di affumicatura che poi si ritrova naturalmente nell'esperienza gusto-olfattiva di assaggio e poi di degustazione, e anche in un ambito visivo dallo smoke ring che si crea nella parte, diciamo, più esterna della nostra preparazione del nostro brisket, è anche vero che l'affumicatura non piace necessariamente a tutti, non ci trova completamente d'accordo, specialmente quando magari al posto del melo, che consente di avere una affumicatura un pochino meno marcata, andiamo a utilizzare un legno che invece dà un'impronta aromatica molto pesante. A me personalmente l'affumicatura piace moltissimo e credo che il brisket non possa prescindere da una fase di affumicatura. Stasera però noi andremo a utilizzare un barbecue a gas di Broil King senza impiegare né le chips né i chunks, quindi né i pezzettini di legno né i pezzettini un po' più grandi, per vedere se riusciremo alla fine a ottenere un risultato comunque soddisfacente. Naturalmente il fatto di non caricare di affumicatura non significa che non andremo a fare le injection e a mettere un bel rub, no, perché utilizzeremo dei prodotti specifici che comunque ci daranno una bella marcatura. Quindi se abbiamo magari degli ospiti che non amano l'affumicatura ma che comunque adorano i gusti decisi, stavolta potremo esaudire il loro desiderio, cioè fare un brisket, una punta di petto se preferite, senza affumicatura. Ci riusciremo? Io non lo so. Innanzitutto però mi scuso con i puristi del brisket, proprio perché questo è un esperimento, cerchiamo di fare qualcosa di diverso dal solito. Va bene qualcosa di diverso dal solito, ma non possiamo inevitabilmente prescindere dalla carne. Questo, ragazzi, è un taglio pazzesco che mi ha preparato Simone di My Barbecue. Si tratta naturalmente di un brisket, è una Simmental bavarese ed è una selezione specifica di My Barbecue. Che cosa intende fare Simone insieme a tutto il suo team? Intende andare a selezionare le mezzene direttamente dai produttori dei piccoli allevamenti per poi andare a prendersi quelle più marezzate e mettere in mano magari a persone che non masticano necessariamente di rifinitura, di trimming, di tagli, di andare a esporre bene la polpa e vogliono magari provare invece una prima volta un brisket avendolo già pronto. Questo è il competition, per cui diciamo che così voi siete già pronti senza dover fare alcuna operazione se non quella di injection. Come facciamo l'operazione di injection? Noi utilizziamo una salamoia che unisce lo sciroppo d'acero e il bourbon, è di Great Goods, e tra l'altro mi piace di Great Goods il fatto che ci dia già nella confezione una bella siringa, così ci togliamo il problema. Sempre per andare a, diciamo, completare l'esperienza gustolfattiva, noi dopo una notte in cui faremo riposare il nostro brisket in frigorifero dopo aver messo l'injection, andremo a dare un bel giro di Carbon Rub di BB Cooking, che vi ricordo è quello con l'aglio nero, qui vedete tutti gli ingredienti, e insomma cercheremo, l'abbiamo già usato per fare il brisket ed è una bomba, però cercheremo di andare a trovarci comunque una bella marcatura da un punto di vista di impronta, di gusto, anche di sapore quando andremo a cucinarlo, senza però passare dall'ambito di affumicatura. Adesso cosa facciamo? Facciamo l'injection. Mi avete già visto farlo 1000 volte, facciamo 1001, ma faremo rapidamente. Allora, ho il brine molto dolce, si alza soprattutto il profumo dello sciroppo d'acero, più che la parte di bourbon che invece si ritrova quando si assaggia, ovviamente persistente, non può che essere così. Allora, noi andiamo a bucare, e sapete che entriamo a 45 gradi e andiamo a innestare in questo modo. Qui ne abbiamo mezzo litro, questo pesa 3,5 kg, andiamo a mettere 350. Continuo e finisco, non ve lo faccio vedere perché appunto l'avete già visto 1001 volte. Ed ecco qui il nostro brisket to be, tutto bello iniettato. Vedete che abbiamo messo circa 300, ma forse ne andremo ancora un po', adesso ne metto ancora un po', però finiamo, poi mettiamo in frigo, domani mattina andiamo a rabbare e andiamo direttamente in cottura, perché sarà ovviamente una cottura veloce. Anzi no, non è veloce, è lenta. Una cottura lenta. Sveglia. Sono stanco. Allora ragazzi, buongiorno. Sono le 7:30 del mattino.
il barbecue si sta accendendo, è già a una temperatura più che sufficiente e noi abbiamo asciugato il nostro brisket to be. E che cosa stiamo facendo? Stiamo spargendo un po' di senape per rendere ricettiva la carne in modo tale che il nostro carbon rub si attacchi. Poi andremo direttamente dentro il nostro broiling baron che ho già acceso, naturalmente vi ricordo tre bruciatori, ho acceso quello di sinistra in modo tale che gli altri restando spenti mi consentano di fare una cottura in diretta. Operazione di pochi minuti, quella che sto facendo, aiutatevi con un pennellino almeno riuscite a tirare bene la vostra senape. E non dimenticatevi anche i lati, dobbiamo andare a sigillare bene, sigillare si sigilla dopo, diciamo a coprire bene il nostro passaggio di senapazza. Io ho usato una senape di Dijon, original Dijon. Ok, adesso siamo pronti per il carbon rub che abbiamo qui e andiamo. Il tipico colore del carbon rub che avevo già fatto vedere in passato. Adesso spargiamo un pochino, tamponiamo. E siamo quasi pronti per andare in cottura. Datemi un secondo che andiamo in cottura. Allora ragazzi, sto arrivando e andiamo a mettere dentro al baron il nostro brischettone e adesso lo lasciamo andare. Non metto ovviamente il termometro perché gli faccio fare un bel passaggio per arrivare al bark, ci vorrà un bel po' di tempo, ma noi oggi non abbiamo la minima fretta. Dunque sono passate 5 ore e mezza, abbiamo volato con il nostro Broiling Baron intorno ai 130, 120, 130. Adesso vedete nelle immagini che c'è un enorme cocotte di stob nella quale faremo la parte di foil, o meglio, nella quale andremo a mettere il nostro brisket, eccolo qua, temperatura interna più o meno siamo intorno ai 65 gradi, scusate. Aggiungiamo della birra ambrata sul fondo per creare la giusta, come dire, umidità. Ne aggiungiamo ancora un po' e andiamo a inserire anche il nostro termometro, il Typhoon. Inizialmente pensavo a qualcosa di un pochino più orientaleggiante, però stavolta va bene così. Ok, richiudiamo e torniamo in griglia per l'ultima parte di cottura. Allora ragazzi, dopo quasi 3 ore passate dentro alla nostra super cocotte e soprattutto dentro al nostro Broiling Baron, abbiamo finito e siamo arrivati in fondo alla cottura del brisket non affumicato. Adesso io lo voglio spostare in questa pirofila perché voglio farlo riposare bello tranquillo per un po'. Vedete che sto cercando di prenderlo, ma non vorrei spetacciarlo e distruggerlo, come già stavo facendo peraltro, per cui mi aiuto con una spatola. Allora, ecco fatto,
spostiamo la nostra carne così, lo lasciamo riposare per un po' e tra poco andiamo a tagliarlo, tra poco. Io lo lascio andare finché non scende di almeno una decina di gradi. Intanto andiamo a raccoglierci i succhi, poi magari li facciamo ridurre un po', così almeno avremo qualcosa, un bel intingolo per pucciare, come dice il poeta, il nostro brisket. Ok ragazzi, abbiamo fatto riposare il nostro brisket e adesso andiamo a tagliarlo. Così cerchiamo di capire se abbiamo fatto una ciofeca oppure se l'operazione ha funzionato. Vediamo un po'. Togliamo il taifor. Scotta. Ci dobbiamo anche arrivare. E dire che ci siamo, eh. Direi che ci siamo, naturalmente manca ovviamente lo smoke ring, però ci siamo. Voglio cercare di farvelo vedere meglio se riesco, sì, guarda qua. Guarda qua, perfetto. Adesso mi sono sporcato tutte le mani. Voglio provare una cosa subito. E direi che ci siamo anche come consistenza. Adesso lo taglio e lo assaggio, torno subito da voi. Madonna, che buono. Boccone generoso. Allora, ovviamente gli manca la parte di affumicatura, ma la mancanza di affumicatura è ben bilanciata da che cosa? È ben bilanciata dalla presenza di due elementi. Il primo sicuramente è la qualità della carne e il secondo è dato assolutamente dal mix tra rub e injection che abbiamo fatto. Per cui devo dire che funziona e funziona ancora meglio con il proprio intingolo, per cui è andata a trovare un'esperienza come i grandi arrosti, ecco un po' la differenza che c'è rispetto a questo brisket che abbiamo fatto, che io non potrò mangiare, come lo sapete, però che ho voluto assaggiare perché funziona, è una cosa un pochino diversa. È chiaro che la affumicatura non piace a tutti, come ho detto all'inizio, ma è altrettanto chiaro che per fare la ricetta originale dalla affumicatura bisogna inevitabilmente passare. Se però avete un taglio pazzesco come quello che mi ha dato Simone, un dispositivo che non vi consente di stare lì, anzi che non vi costringe a stare lì a controllare la temperatura ogni minuto, e riuscite ad arrivare fino in fondo, ne ci abbiamo messo più o meno 9 ore, allora sì che potrete divertirvi, soprattutto se non vi piace l'affumicato. Avrete un bel arrosto di punta di petto oppure un brisket non affumicato. Decidete voi. Qui sotto tutti i link dei partner che ci hanno aiutato in questo video, qui se volete iscrivervi al canale, e poi qui sotto se volete vedere un altro video. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui in fondo, vi mando un grandissimo abbraccio ragazzi e come sempre alla prossima!